dopo una piccola pausa che avevo detto su Instagram che non stavo bene, oggi continuiamo. Chi non mi segue ancora su Instagram, magari adesso lo potrebbe fare, così non perdete più le informazioni importanti se va online un video o mica, o se ci sono altre novità, anche magari dei box che non presento qua, ma comunque si potrebbe comprare. Seguitemi su Instagram così non perdete più queste informazioni. Oggi continuiamo, siamo già ad aprile, però vediamo ancora qualche box di marzo. Oggi vediamo il box della My Beauty Box del mese marzo. Il layout è fantastico, è molto molto bello, molto floreale, ovviamente fa pensare al mese di marzo, quindi all'inizio della primavera. Un box molto bello e anche abbastanza pesante, sono molto curiosa cosa si trova dentro. Ecco, questo è lo squadro del box. Loro sono ancora quasi gli unici che fanno un box molto curato nel dettaglio, quindi abbiamo ancora la carta, un box vero e proprio e anche un booklet da leggere, quindi senza QR ma proprio un booklet in mano. Lo trovo da quel punto di vista niente male e anche vedo che è molto pieno e adesso vediamo i dettagli. Il tema del box di questo mese è molto adatto al layout del box stesso. Abbiamo Time to Bloom, quindi qualcosa di floreale, mi aspetto magari qualcosa di primaverile, forse magari anche un profumo molto primaverile, forse anche un trucco che fa pensare un po' a primavera. Stiamo a vedere. Cominciamo subito con il prodotto più grande e più pesante. Qua abbiamo della marca Bioscalin Vital, abbiamo 60 compresse, un supplementare per i capelli, pelle e unghie, dalla ricerca Giuliani. Queste sono compresse che contengono i principi attivi, tipo Equiseto per il benessere dei capelli e per le unghie, Biotina che contribuisce al mantenimento della pelle e dei capelli, Rame che aiuta di mantenere la giusta pigmentazione dei capelli e della pelle, e poi abbiamo un complesso naturale che si chiama Sina Age. Questo è brevettato da questa Giuliani, che è un complesso di cacao e zinco, che è un antiossidante che ci aiuta di combattere insomma l'invecchiamento. Molto interessante, ci sta pure la melatonina. Io sono un po' contro di trovare i supplementari in un box beauty, però comunque uno lo potrebbe provare se non è allergico, comunque magari anche di aiutare il corpo da dentro si può fare, però vi consiglio prima di parlare con il vostro medico. Continuiamo, ho visto un prodotto trucco della marca Physicians Formula, la prima volta che riesco a pronunciarlo, la prima volta. Physicians Formula è molto famoso del loro bronzer con dei principi della macadamia, molto molto buono. E qua abbiamo adesso un highlighter. Un highlighter ci sta per primavera perché cominciamo insomma a fiorire anche un po' noi, non solo la natura. Comunque questo è un Rose All Day, sa molto di rosa, è un odore molto piacevole a chi piace la rosa. In effetti c'è pure il printing della rosa, packaging molto molto elegante, molto carino. Ci sta sotto anche una spugnetta. Il finish è molto scuro, è un highlighter che si potrebbe quasi usare come un topper per un bronzer, sinceramente, se uno ha la pelle così chiara come me. Però comunque la pigmentazione è molto forte, mi piace il prodotto. Ottimo. Continuiamo con una marca sempre per la categoria trucco, è una marca che troviamo spesso in My Beauty Box. Sto parlando della Wake Up. E qua abbiamo un pennarello, vediamo per che cosa. Questo pare un lip pencil. In effetti è un lip liner in questo quasi peach, va un po' su marrone chiaro, un colore molto interessante. Che chiaro, è chiarissimo, è veramente peach, non va sul marrone, va quasi sul fluorescente. È un Deve piacere questo colore, è molto molto forte, però per primavera magari non è neanche male. Ovviamente adesso è un lip pencil, quindi l'applicatore è molto fine, molto piccolo, però
Però si potrebbe anche mettere un po', come l'ho fatto io, sulla mano e poi con il pennarello di usarlo come un blush, perché come blush il colore per primavera è ottimo. Continuiamo. Vedo ancora tanti prodotti, almeno 3. Qua abbiamo della marca Elansul Emergencizing Foaming Scrub. Questo è uno scrub per il corpo. Ovviamente lo scrub è fondamentale non solo di primavera, ma sempre, ovviamente. Si dovrebbe fare almeno 2 volte a settimana. La grandezza è un po' piccola con 30 ml, però per provarlo si può fare. Anche perché ci sono altri prodotti ancora grandi qua dentro. Continuiamo con dei prodotti grandi, che ho visto una cosa fantastica che l'hanno messo, soprattutto adesso a primavera. Hanno messo una crema solare. Hanno messo quella Nivea Sun, quindi questa nuova con la Triple Protection 50+, della Nivea. Questo è un prodotto nuovo della Nivea e 50+ è fantastico. Quindi è una protezione molto molto alta e serve soprattutto nel viso, anche se magari non vediamo proprio il sole, però comunque i raggi UVA e UV ci stanno, quindi è molto molto adatto soprattutto adesso in un box primaverile. Mi piace molto. Comunque anch'io vorrei farvi un video in cui vi presento i miei solari preferiti. Intanto lo provo, magari posso dire anche qualcosa su questo poi. L'ultimo prodotto, ma molto grande, e qua ci stanno comunque 2 prodotti dentro perché è tipo incartato come un piccolo regalo. Qua abbiamo della marca Saugella pH 4,5 You Fresh. Questo è una freschezza e idratazione. Questo è un detergente intimo femminile, molto interessante. Ovviamente la grandezza con 200 ml, anche adatto, ben grande, è una full size sicuramente. Mi piace che hanno messo questo prodotto perché ovviamente anche questo lo mettono raramente in un box, però serve, quindi lo trovo bene. Un altro prodotto che l'hanno messo dentro sono dei scrunchie, e i scrunchie sono fantastici. Ovviamente adesso si potrebbe discutere se una donna adulta li mette, perché qua ce l'abbiamo oltre dei fiori, abbiamo anche le api sopra, quindi sono molto infantili, magari per una bambina sono fantastici, però questo è un goodie, quindi niente male, mi piace, e soprattutto sono 2. Ragazzi, questo era il box della Mai Più di Box del mese di marzo, un box veramente molto variato con i prodotti. Abbiamo i prodotti che servono veramente per primavera, mi piace molto che hanno messo un solare, mi piace che hanno messo comunque 2 prodotti della categoria trucco. Un box che mi piace, comunque un Mai Più di Box è un box italiano, mettono dei prodotti italiani, mettono dei prodotti che magari non troviamo in tutti i box che conosciamo, non hanno delle marche, che sempre quelli che sono più famosi come dei box magari di Look Fantastic eccetera, quindi è un box molto interessante, mi piace sempre molto. Provatelo se ancora non l'avete provato, vi lascio tutte le informazioni sotto. Se vi è piaciuto il video sarei contenta se mi lasciate un like e ci vediamo presto. Ciao ragazzi.